Di nuovo su Original Sin. Andiamo avanti qua. Dunque. Di qui non si passa, andiamo a vedere. Cane. Scusate, avevo il microfono. L'ho tenuto giù. Quella 105 gli ha tirato, dai. E niente, salviamo. Bolina voodoo. Strange. 71-78 danni di perforazione. Bestia. Andiamo a Madora. Allora, santuario del passaggio. Mega mago combattente non morto. Pacca. Allora, Roderick, diamo fuoco qua. Dopodiché qua bisogna curarsi, c'è ancora di pozioni. Madora, Madora, Madora. Avviciniamoci. Incoraggiare. Anche tu, avviciniamoci un po'. Perché combustione? Ah. Di 5 danni da poi, sembra forte, eh. Madora congelata. Sono dei duri. Frecce di fuoco. Ecco, questo può venire a mio vantaggio, vediamo. Sai che ci sono un pacco anche di zombie. Mago combattente non mai. Questa è una bestia, eh. Boscato, non riesco a farlo esplodere, dunque dovrei spostarmi, però
Sapevo. Spero di aver fatto fuori anche qualche zombie. Madonna, congelato, tra l'altro. Darle per subito rallentamento, guarigione. Ah, se c'è guarigione, quindi posso dargli una specie di maledizione che ha Roderick. Se rimane vivo. Ai ai ai. Questi zombie, boh, non ho capito, ogni tanto vanno ad attaccare la cazzo. Beh, questo combattimento sarà sicuramente da rifare. Non posso neanche usarla. Perché? Posso usare. No, ricarico, dai. Un combattimento è già perso, inutile andare avanti. Devo organizzarmi in maniera differente. Allora, prima vediamo cosa c'è. Dipinto di un maiale. Fatto in tempo. Uno scrigno. Ho subito beccato Roderick. Allora, Roderick. Ah, però è verso più vicino. 90 c'è, incendiamo qua. Che loro lì si ricaricano, quindi. Poi, vabbè, teniamo i punti azione. Madora deve togliere la combustione addosso a Roderick. E mettersi qua per proteggerlo eventualmente. Scarlet incoraggia. Coraggia e vediamo un po' a pugnazzo. Fuori dal raggio d'azione. Vabbè, atterrare con lì adesso non mi interessa, non frega niente. Prendiamo i punti. E l'arciere, vediamo un po'. Qua ci arriva. Che tipo di freccia posso utilizzare? Proviamo, troppo lontano, niente, proviamoci. Trentacinque danni da punta, non è male, eh. Allora congelamento. Combustione.
Ah, si è avvicinato parecchio, eh. È durissimo questo scontro, altro che. Sembra già compromesso un'altra volta. Sì, no, è compromesso già. Devo provare a fare il giro dall'altra parte e vedere se riesco a ad entrare ugualmente o comunque evitarne qualcuno. Sono troppi di qua, non c'è modo. Dunque. Proviamo a vedere un attimo. Potrei provare a vedere se riesco ad entrare da questa parte di qua, però. Fare tutto il giro. Vediamo. No, perché evidentemente. Tomb of the unknown ambition. Lay your hopes to rest here. Evidentemente non sono ancora abbastanza forte per incontrare. I've spotted something. Cosa? Dove l'hai trovato, Roderick? Allora, vabbè, vediamo di qua. Well, 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 what have we here? A wee wanderer wandering after a wonderful wishing well? Would that I could, but without my dear brother, I'm a woeful wisp of my. I'm Walter Wellington McWishing Well. It was that my brother William, why he was a winsome well, would hand out wishes with me. Oh, my poor wayward William, I wonder. Would you be willing to take a whack? I can teleport you to the Winterland right now. Vabbè, proviamo ad andare, magari possiamo fare Give William my regards. qualche punto esperienza, qualcosa. Proviamo. Va. Dunque, questo sarà per tornare indietro. Se no ci sono bloccato qua. Beh, ma quindi non posso far niente. Whisked into this. Oh, how I wish there were, dear wanderer, this
of the list there, or no? Eh sì, devo tornare indietro e poi può trovare un accesso o trovare quella pergamena. Cosa da dirci? Well, what do you wish to say? Words are like wine, you know? I wish you. Dunque, vediamo la mare. No, non c'è modo di passare, cazzo qua. Non c'è qualcosa. Ah, beh, forse posso girare tutta la faccetta. Questo cane. Ora lì c'è un altro. Vabbè, c'è tutto un altro discorso. Santuario scoperto. Pergamena, acqua della vita. Formaggio. Dunque. Beh, niente, proviamo ad andare a vedere verso il portiere. Fatti contro chi? Contro chi sto combattendo? Eccoli. Allora, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5 ne dice. Qua l'altro. Poi sono là, sono di più quindi. Sì, la maggior parte di questi sono sempre deboli al fuoco. Allora io utilizzerei l'ariete per portarmi avanti. Troppo lontano. No. Qua. Parlo qua. Vediamo cosa fanno loro. Però 1, 2, 3, 4, 5, per adesso 6. Forse sono troppi anche qua. Roderick. Provare a far così. Vabbè. Però spari da una parte e va a finire dall'altra. Utilizziamo vortice dove. Ecco. Dai. Illusione. Aspetta, non posso prenderlo. Ne ha presi 4. Niente, adesso ci becchiamo gli attacchi che saranno belli duri. Si è salvato da ammaliato. Freccia d'argento. Cazzo, 49 danni da punta. Salvato rallentamento. Sono forti, eh.
Sono forti, cazzo. Ma forti sono tanti. Anche la cura. Proviamo. Bene, atterrato. Almeno questo. Dai, cazzo. Bene. Dai, figa. Scarlet. Vogliamo vedere il risveglio, chi ce l'ha? Questo dovrebbe morire al prossimo turno. Vediamo il missile. Là non ci arriva. È bloccato in qualche modo. Cazzo, se le aveva Scarlet tutte le pergamene del risveglio. Merda. Vediamo se la nuvola del vapore magari dà fastidio a questi qua. Non gli fa magari sbagliare l'attacco. Eh sì, devono uscire. Devono uscire per forza per attaccare. Dai che non c'hai più punti. Merda. Cazzo, ma quello lì non è morto? Allora, Madora. Comunque, Madora se muore son fottuto. L'ha atterrato però non gli ha fatto niente. Vabbè. Allora tu devi attaccare qua. Ai ai ai. Turno di Madora. Questi non sono messi bene, però. Merda, si è rialzato, non l'avevo visto. Ah. Niente, che qua ho perso.
Comunque questo è già più fattibile. Devo organizzarmi bene con le frecce, le pergamene, così posso farcela. Allora, vediamo se adesso aspetta. Qua c'è uno scrigno che prima non ho visto, ad esempio. Un arco. Leadership punti di vita, beh, questo glielo posso dare a nostro amico Roderick. C'è una bella differenza. Adesso diamo la Scarlet. Ore 48. Eh sì, c'è una bella differenza, 38-65, 13 punti vita, sì, bene, bene. 9-31, 23-38, aria. Anche sti pugnali qua devo imparare a utilizzarli. Quando, cioè, a capire quando è meglio utilizzare il pugnale piuttosto che l'arco. Ha un bonus Roderick da quella. Impara. Ah no, sarà un malus quindi. Sta trasportando troppo peso, il personaggio non può correre, ok. Quindi. Ma mi sa che è quello scrigno che. No. Che pesa così tanto. Argento grezzo. Ciao Cagnas. Allora, scopriamo qua il santuario. Dai, andiamo su. Roderick, allora facciamoli venire loro, vediamo un po'. Paro qui. Dai, ma dove cazzo l'ha sparata? Poi si è incendiata. Atterrato.
troppo lontano. Niente. Dobbiamo conservare i punti. Vediamo di essere curato. Forti questi, con lo scudo. Rimbalzato su nessuno, sono troppo lontano. Aia, maliato. Comunque maliato, se non sbaglio mi attacca contro. Perfetto, la uccido. Allora, qua per togliere gli status ho qualcosa, non mi ricordo. Però di no. Atterrato bene. Sì, cazzo, sì. Ammaliato proprio così. Malissimo oltretutto con le frecce lì. Vabbè, però aspetta, potrei vedere se ho qualche pergamena per togliere la maglia. Quanto pare no. Sì, me la devo giocare anche con le pergamene, eccetera, perché sennò... credo di aver poche speranze. Siamo fottuti. Niente, dai, inutile.
Tocca tornare al villaggio e ricaricarmi di pozioni. Tutte quelle balle lì. Piramide o santuario? Piramide. Che ce l'ho. E poi c'è anche della roba da dire. Com'è adesso è diventata rossa? Prima era blu. Merda. Dove è finita? Eccola qua. Ah, merda, no, figa. Le ho prese tutte e due. What's that gleam? Porca troia, ma perché? Quando è che l'ho presa con la piramide di Thor? Poco male, però non me ne sono proprio reso conto. Chi è che ha bisogno di dormire? Roderick, forse. Allora andiamo su un attimo al mercante che ha un po' di roba da vendere. Vediamo eventualmente se ha anche delle fiale vuote o se devo andarle per forza a prendere di là. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer. Allora. Via. Anche sta roba fuori dei coglioni, tanto mi faccio là, adesso vado a ucciderlo, figa. Che rompi i coglioni. Faccio un caso di questa roba. Anche qua ossa, eccetera. Serviranno per qualche pozione, ma non frega. Queste sono tutte per le resistenze, anche le erbe, cioè. Maledizione, non ho. Il veleno scassinamento. Scassinamento più una manifattura. Questa. Queste credo siano tutte cose che ho venduto io, quindi. I coglioni, eh.
Devo tenerla che volevo. Cioè, ce l'ho sempre lì apposta. No, non ho ancora finito. La bacchetta. Beh, sarebbe per coso, però me ne faccio poco adesso. Ossa, cosa dire? Non so se erano pieni o vuoti, però. Vediamo un attimo, perché adesso forse quei libri lì può... Bene. By the filed teeth of Sulmar's soul shredder, the end is nigh. Death comes a creeping for you, Victoria! No. Quello poi si può vendere, anche se però mi dà uno leadership più 7 punti vita, però un po' meno di armatura. Ah, poi aspetta, una roba che potevo fare è riparare anche. No. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer. Rotti i coglioni. Yes. Yes. Have you? Yes. Your name, Victoria. Mamma, sono rotti i coglioni. Proviamo. Indebolimento. No, armadio. È arrivato in suo aiuto. Spirits of eternal flame to my aid. Okay. Nothing but rubbish. Boh, almeno non sento più rompere i coglioni. How gratifying to see you return. You are quickly becoming my favorite customer. Allora, compriamo qualcosa. Non c'ho più
E che cazzo posso comprare? Uno scassinamento più una manifattura, però adesso non me ne faccio. Gli stivali forse, ecco. Senza l'aria. Dalla terra. Scombina ancora tutto. Vittoria, boh, non so più dov'è la biblioteca. Sì, decisamente va bene. Che doveva mettere gli stivali, chi era? Scarlett? No, questo. Confrontarli, no, mi saranno da vendere. Va bene, dai, per adesso va bene così. Dunque, Vittorio, la biblioteca, dove cazzo era qui? Un po' di bocce vuote ce le hai? Sì. Li prendo per questo qua, Bardotre. Granello marchiato. Idrosofista, aeroturgo. Questi glielo ho venduti io, va bene. No, chi è che c'è? Roderick forse, c'è sugli stivali normali. No, Roderick c'ha quelli fighi, Madora. Gli ha fighi anche Madora. Scarlet ce li ha. No, era Scarlet l'unica senza i...
tecnica senza gli stivali buoni. Adesso chi è che li ho mandati? Amadoro forse. Ah no, valore 17, però vabbè. Più uno buona stella, siamo di questi. Che è che ce li ha? Mamma mia. Che dubalo. Questi passaggi. Solo tre porcini. Pergamena da cultista, foglio di carta, polvere di fata. La biblioteca sto sempre cercando. Clinica, lì c'è la casa di Evelyn e Katz, forse qua? Qui c'è il municipio, qui c'è la casa del cuoco, qui c'è il quartier generale, altre costruzioni. Boh. Bleeding waste standing here without so much as a piglet in the pen. Cazzo, me la poteva insegnare, no? Neanche questo. Qual era? Vario, becchino, niente. L'ho fatto fuori. C'è il cimitero. Sale. Anche nelle segne. Yeah. Ecco, la prossima potrei provare ad andare a far fuori l'orco gigante. La biblioteca dove cazzo era? Ma è possibile non ricordarsi di dentro? L'ufficio del mago. I hope your quest fares well, dear hunter.
Del mago sotto c'è la prigione. Adesso poi non mi vedo l'altro, vado a vedere dove è la biblioteca, perché sennò devo girare come un pirla. Welcome back to Sarseal Hunter. The Legion greets you. Qui c'è la casa abbandonata, lì del mendicante. Qui ci sono gli attori. You see, I was diving in search of a rare medicinal sea herb. I volunteered with them. Though the chest was stock fast, I had the treasure of a lifetime in my... In the hubbub, I lost hold of my prize and watched it sink to the bottom of... Before my mind's eye swam the faces of the many war... Grabbing fast to the hilt of a cutlass that floated by at just that moment. I freeing myself from my would-be tomb, I... It was there, along the rocky beach, that I tripped over this... Talking head? What dark sorcery is this? Oh, a strange fellow, isn't he? Hello, little friend. Oh, don't be afraid. What's your name? My word. Fantastic. Adesso poi magari sono passato davanti mille volte e non l'ho visto. Sicuramente. Va bene, niente, dai, finisco qui e vado a vedere. Saluto, ci vediamo alla prossima.